Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuto Corrado Passera, fondatore di Italia Unica, e buonasera, benvenuto Riccardo Iacona, giornalista e conduttore di Presa Diretta. Allora, dottor Passera, Berlusconi, Salvini, Fitto, Alfano e altri, e se invece la vera sorpresa del centrodestra si chiamasse Corrado Passera? Allora, intanto le devo chiedere subito, prima della pubblicità, se lei di sicuro si candiderà a premier alle prossime elezioni politiche. Alle prossime elezioni politiche, sì. Noi cominciamo con le elezioni comunali, cioè quelle vicinissimo alla gente. Noi abbiamo iniziato con i progetti, andando in giro per l'Italia, presentando il programma, aprendo le porte e adesso presentandoci alle elezioni comunali. Adesso da lì si comincia. Però lei, candidato premier, si candida insomma alle prossime politiche. Io sarà ci sono, in Lizza. Adesso non torniamo più indietro su niente. Abbiamo cominciato, ci siamo. Pubblicità. Qui abbiamo già parlato di politica durante tutta la pubblicità, allora intanto cominciamo col Movimento 5 Stelle, dottor Passera. Se è proprio necessario. Perché insomma in Parlamento è una truppa molto forte, ma le vorrei chiedere se la spinta propulsiva di Grillo lei pensa che in qualche modo si sia esaurita? Guardi, lì sono riusciti a interpretare un larghissimo disagio che il nostro Paese ha. Perché non dimentichiamoci mai che abbiamo 10 milioni di persone che non hanno lavoro o non hanno un lavoro sufficiente. Quindi questo ruolo è stato svolto. È stato poi anche deluso, perché da intercettazione di disagio non ha portato a proposte. E poi lei pensa di intercettare anche qualche voto grillino? Guardi, io credo che se noi rimettiamo in moto l'economia e facciamo le riforme belle della burocrazia, della scuola, se semplifichiamo le istituzioni, tanta gente che ha votato di protesta sarà molto molto interessato. Ma secondo me quello che ha deluso di più in campo Grillo è stato questa attitudine padronale. Come molti altri partiti, questa proprietà privata dei leader che pensano di poter fare quello che decidono loro su tutti. Cioè non è questa, è una degenerazione della politica. Iacona, dove ha sbagliato Grillo? Ma io vedo che in questo momento così drammatico per la democrazia, diciamo significativo per me il fatto che così tante persone non vanno più a votare, giocare con la democrazia a rischio, cioè l'idea autoritaria della gestione di un movimento già manda un segnale negativo al resto del paese. Io penso che invece bisognerebbe fare l'opposto, ma è come è stata utilizzata politicamente questa enorme risorsa del Movimento 5 Stelle che delude, no? Perché lì è stata la grande novità, anche in termini generazionali, quel Parlamento, quel Senato, certo, è pieno di tanta gente, no? Questa gente è un po' costretta nel dibattito interno, che sennò ripartono ghigliottini e saltano teste. Ed è stata poco utilizzata nelle partite importanti del Paese, quando si trattava di utilizzarla, dalla Presidenza della Repubblica in poi. Dottor Passera, lei ha detto una cosa importante, quello della non partecipazione al voto. Cioè, quando si arriva al 70% tra non voto e schede bianche, il problema è chiaro, è dappertutto. E il messaggio è chiarissimo, nessuno di voi, questo è il messaggio che arriva, è da questo enorme primo partito, da questa maggioranza degli italiani che vuole cose diverse e che dice nessuno di voi. Dottor Passera, lei ambisce per l'appunto alla leadership dei moderati, ma lei sarebbe disposto... Moderato è una definizione sua, comunque noi abbiamo cose... Comunque... Cioè il PD da una parte e l'altro. No, certo, come definizione è quella lì. Certo, parlare poi di moderati è sempre qualcosa limitante. Ma le faccio una domanda concreta, quindi a destra del PD, certo, no? Certo. Si allearebbe l'altra quindi... gamba della democrazia, non il centrino, ecco, cioè non c'è spazio per il centro. Ma lei si allearebbe con Forza Italia e la Lega, quindi? Guardi, io non credo ai cartelli elettorali ed è la ragione per cui ho detto di no. Ma sarà la legge elettorale che la ubbidirà. Vediamo, stanno facendo una porcheria e un pasticcio come legge elettorale. Speriamo che torniamo a essere anche da quel punto di vista un paese serio in cui ci sono due turni, al primo turno ci si presenta ciascuno e si fanno le alleanze dopo. Stanno facendo la roba su misura per loro. Comunque poi si vedrà anche per questo. Ma l'idea di fare valere metà i voti di chi non si mette sotto, cioè se non stai con Renzi o Berlusconi i tuoi voti valgono la metà. Lei dovrà fare i conti col sistema elettorale e li faremo, tutti i quorum li supereremo, però tra di noi diciamo che sono cose orrende o no?
cioè non prendiamo tutto come scontato, stanno facendo delle cose orrende. Dottor Passera, perché lei dovrebbe avere più successo di Monti, di cui lei è stato ministro, in questa nuova avventura politica? Allora, per ragioni importanti, che sono le ragioni anche per cui non abbiamo trovato un accordo nell'andare avanti insieme. Ci vuole un progetto per l'Italia fortissimo, molto più forte di quello che si è avuto il coraggio di fare e di proporre anche dopo il nostro governo, i 400 miliardi di stimolo, le riforme profonde, la semplificazione feroce delle istituzioni. E l'errore che non va più fatto è mettere insieme partiti vecchi pensando di sembrare nuovi. Cioè deve essere una casa, un palazzo nuovo, comune, bello, forte, che riprende tantissime persone che vogliono occuparsi di politica, ma mettere insieme vecchie gerarchie, partiti che si odiano tra di loro, che poi non rappresentano neanche più niente, perché molti di questi alle ultime elezioni regionali, se uno tiene conto degli effettivi votanti, 9% su 37, alla fine 4% dell'Emilia Romagna. Quindi guardiamo avanti, oltre. Riccardo Iacona, oltre, riuscirà a andare oltre a avere subito un futuro in politica? La risposta la deve dare sul terreno dell'economia. Io penso... Certo. Che qui se non creiamo subito immediatamente i meccanismi attraverso i quali possiamo fare centinaia di migliaia di posti di lavoro subito. Non nel medio-lungo termine, quindi dobbiamo trovare le risorse, dobbiamo sapere dove incanalarle. Quindi la prima cosa che le vorrei chiedere è qual è la differenza della politica economica sua rispetto a quella che sta praticando Renzi, visto che con lui dovrà andare a concorrere su questo terreno. La cosa più importante, perché poi sennò avremo bisogno di 6 puntate di 8 e mezzo, però, no, per fare di tutta la politica economica. Però lui ha detto la cosa giusta, cioè la politica su cosa deve misurarsi oggi? Sui posti di lavoro che crea. Neanche il PIL, perché il PIL si può fare non creando posti di lavoro. La politica deve misurarsi su quello e noi dobbiamo rimettere in moto un'economia che ha tutti i numeri, perché noi siamo un paese fortissimo in giro per il mondo, cioè in termini di esportazione, in termini di unicità. Non voglio venir meno alla domanda. Noi dobbiamo mettere subito tantissime risorse. Se noi paghiamo il debito della pubblica amministrazione... Con quali soldi? L'Europa ci ha già detto che sono debiti. Fai debito finanziario e li paghi subito, sono 100 miliardi in tasca alla gente. Se tu usi i fondi... Ma perché Renzi non lo fa, se fosse così Guardi, semplice? Guardi, io non riesco a risponderle, perché è una cosa talmente vergognosa, quella del dire vai a farti certificare, poi vai a prendere la garanzia alla cassa depositi, poi vai in banca a farteli anticipare. E sti poveri imprenditori, che aspettano magari da anni, devono andare in banca a pagare degli interessi sul loro credito, non sul loro debito, perché lo Stato non li paga. Già questo è una cosa importante. Dopodiché... Siccome abbiamo uno spazio enorme di investimenti che noi sprechiamo con i fondi strutturali europei, pigliamone almeno un pezzetto e facciamo la più bella operazione di credito d'imposta per la ricerca e l'innovazione. Noi stiamo perdendo centri di ricerca, stiamo perdendo cervelli, perché altri paesi molto più intelligenti di noi premiano fiscalmente questi investimenti. Ne prendiamo 15 miliardi, il governo ha messo 300 milioni per questo, cioè niente, e riportiamo cervelli in Italia. Ma ce ne sono tante di queste cose. Sono tutte botte grosse, da 10-15 miliardi. Questa è la verità. Di mezza, che se non ci mettiamo il sangue dentro questo motore non parte. A pizzicotti non ne usciamo. Bisogna dare un ruzzone. Se non dimezziamo le tasse sulle utili delle aziende, non attireremo investimenti. Come lo paghi? Sono 20 miliardi. Vai a togliere tutti quei contributi a fondo perduto e quelle leggi di incentivazione che ci sono in giro per l'Italia, più di 1000, che servono alla politica per intermediare, ma rendono l'Italia praticamente non competitiva fiscalmente. Senta, dottor Passa, lei dice che ha ben chiaro chi sono i suoi amici e i suoi nemici, no? Lo ha scritto in questo suo libro Io siamo insieme per costruire un'Italia migliore, della Rizzoli. Renzi è un nemico? No, Renzi è un avversario, una persona che ha creato grandi aspettative, non ne ha soddisfatta nessuno, sta facendo passare un anno senza portare a casa una cosa, che ha avuto la possibilità di fare il presidente dell'Europa per un semestre e non è venuta fuori una proposta. No, avremmo potuto utilizzarlo per far succedere una decisione da 1000 miliardi di investimenti da parte dell'Europa. L'Europa dobbiamo forzarla e si adesso può. Adesso l'Europa non è che ascolti proprio l'Italia perché il semestre ma italiano... Ma l'Italia può creare alleanze, insomma, può creare... Quanti paesi la pensano come noi? E tirare su la bandiera dello sviluppo, ma non a parole, non la flessibilità, fare investimenti in infrastrutture, in istruzione, in ricerca. Per cui, insomma... Chi sono allora i suoi nemici, mi scusi? Quando lei dice io so ben chiaro che sono i miei amici e che i miei nemici... Beh, i nemici qua sono quelli che non vogliono cambiare, che oggi praticamente sono anche tutti politici, oltre
quelli che... Questo lo dice anche Renzi però, no? Benissimo, ma il problema non è cosa dire, è cosa proporre di conseguenza. Se uno vuol cambiare, veramente, allora prende delle cose molto concrete. I primari degli ospedali, che oggi li decidono i partiti politici a livello regionale, concorsi veri, questo è cambiare, non assumere precari o usare 10 miliardi dei soldi degli italiani per comprare voti e non per battere la povertà. Ma noi abbiamo sprecato un'occasione stratosferica di combattere la povertà in questo paese. Ce l'ha con gli 80 euro, vero? Io ce l'ho con gli 80 euro, perché avendo deciso di metterli, poi potevano esserci altri modi, ma volendo darli alle famiglie, benissimo, li dai a chi ha bisogno, a chi ha figli, a chi non ha la casa, a chi è in vera difficoltà, e allora cambi su tutto uno strato di popolazione che oggi soffre tremendamente la loro attitudine. Se la distribuisci in giro così e la dai a gente che non ne ha bisogno, non solo non ha effetto economico, ma questo è il meno, ma non risolvi il problema di nessuno. Quindi anche quella quindi è un'occasione. Anche questo è un'occasione perduta, secondo lei. Senta, Passare, lei è stato amministratore delegato della più grande banca italiana, no? E una delle categorie più invise all'opinione pubblica è, come sappiamo, quella dei banchieri. Non teme di partire in questa nuova avventura politica con un forte handicap? Guardi, gli ultimi anni della mia della vita prima della politica sono in banca. Io di questi anni in Intesa San Paolo sono orgogliosissimo. Abbiamo creato una delle più belle banche d'Europa. Abbiamo dimostrato che si poteva fare soprattutto credito e non finanza. Non c'è stato un anno che non è cresciuto il credito. E abbiamo dimostrato anche con tutti gli esami successivi, anche quello degli ultimi delle settimane scorse, di aver creato una delle più belle banche d'Europa. Se tutti avessero fatto come Intesa San Paolo, la crisi del 2007-2008 non ci sarebbe stata nel mondo. Diacona, no, c'è, beh, insomma, un motivo però, no? Se cioè il motivo non è banale, perché noi ci troviamo in questa condizione proprio per il lavoro sporco che le banche hanno fatto prima negli Stati Uniti a livello internazionale con le varie operazioni che hanno creato delle bolle finanziarie pazzesche e che poi si è trasformata in crisi effettiva, diciamo, dell'industria. E su quello la politica ha speso tantissime parole sul momento, perché bisognava regolare questi mercati. Se noi andiamo a vedere, noi ci abbiamo fatto una puntata intera su questo, a livello internazionale non è stato fatto quasi niente. Hanno aspettato il sistema bancario italiano è molto debole, è vero che è meno esposto rispetto a quello anglosassone, ma è fortemente invece esposto sul fronte della crisi, perché da una parte, ecco, lei come cosa da dove partirebbe, per esempio, per regolare il rapporto fra banche e politica in funzione di sviluppo e non in funzione di... Soprattutto banche ed economia, perché giustamente lei dice oggi le banche italiane, che hanno dimostrato di essere vicine all'economia perché sono soprattutto impegnate nel credito, andando male l'economia, hanno problemi grandi a piacere. In più si sono aggiunte delle regole stupide da parte di organismi internazionali che, dopo aver lasciato scappare i buoi dalla stalla, adesso mettono regole di rating eccessive, e quindi dobbiamo far fronte. Una delle proposte che facciamo, e possono essere 100 miliardi almeno di credito, è quello di ricapitalizzare con attivi pubblici il Fondo Centrale di Garanzia e quindi mettere in condizione tantissime piccole e medie aziende che oggi non sarebbero in grado di avere di credito, accedere di accedere un po' più facilmente al credito. Comunque, le banche italiane hanno fatto in questo periodo un lavoro che altre banche non sono solide. No, ce n'è di solide, ce n'è di meno solide. Sono appena usciti gli esami e la banca di cui mi sono occupato ne è uscita alla grande, cosa che mi fa piacere. Senta, a proposito di banche e derivati, lei è stato citato a giudizio per truffa dalla procura di Trani. Capo azienda, è un'accusa che la preoccupa? Guardi, non è la prima. Insomma, quando si è capo di un'azienda si è responsabili di quello che naturalmente che fanno i 100.000 collaboratori. C'è una filiale, sembra, pugliese, che sembra non aver seguito le procedure. Comunque, come al solito, massima collaborazione, e alla fine verrà fuori la correttezza. E comunque non la preoccupa questa cosa? La sottodomanda è: se lei dovesse andare a processo, continua, cioè lei si candiderà lo stesso come segretario di questo nuovo partito e nuovo candidato? Certo, nonostante debba sostenere un processo? Perché so che non ho niente a che vedere con quella cosa, in ogni caso ne avrò avute altre decine, sono tutte finite giustamente con massima collaborazione con la giustizia in archiviazione. Allora, adesso vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro. In Italia c'è una situazione economica drammatica, lo abbiamo detto spesso, lo abbiamo detto anche questa sera, però non mancano delle sorprese molto interessanti. Guardate.
Sarà perché della globalizzazione vediamo solo i rischi. Sarà perché lo spirito del tempo non prevede che sia il Nord Africa ad aiutare noi. Fatto sta che si sono lette scarne cronache e non si è letto un solo commento sul fatto che un gruppo industriale algerino abbia acquistato le acciaierie di Piombino, mettendo in salvo 2200 posti di lavoro. La Sevital, così si chiama l'azienda fondata dal signor Issad Rebrab, investirà 400 milioni di euro per costruire tra l'altro due forni elettrici da 1 milione di tonnellate ciascuno e una piattaforma agroalimentare che dovrebbe portare a Piombino nuova occupazione, soprattutto femminile. L'acquisto non è stato ancora perfezionato perché vanno prima risolte alcune difficoltà burocratiche e procedurali. Speriamo bene, perché sono proprio le difficoltà amministrative che in Italia scoraggiano gli investimenti esteri. L'Istituto per la Competitività ha censito 83 grandi progetti in 7 diversi comparti di mercato, dall'energia alle telecomunicazioni, dalla farmaceutica ai trasporti, e ne ha concluso che molti, per un valore di 20 miliardi, rischiano di arenarsi per i conflitti tra le amministrazioni pubbliche che li devono autorizzare. Il rapporto cita alcuni casi limite, come la tratta italiana del gasdotto transadriatico. Il gasdotto misura 870 km e la tratta italiana in territorio pugliese interamente interrata è di 8 km. Su questi 8 km esercitano da anni il loro diritto di veto il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, la Regione Puglia, la Provincia di Lecce, la Sovrintendenza, il Comune di Melendugno e altri comuni limitrofi. Forse il gasdotto alla fine si farà, forse farà la fine della banda larga, con 10 miliardi di investimenti bloccati da un anacronistico regolamento sugli scavi stradali, o dei 2000 posti di lavoro che l'industria farmaceutica promette di creare, non appena in Italia sarà possibile registrare un farmaco in tempi non biblici. Allora, dottor Passera, molti pensano che se in Italia la situazione dovesse precipitare, lei sarebbe il candidato della Troica per un governo di emergenza. Lei crede che in Italia la situazione potrebbe, rischia di precipitare? Guardi, Troica, cominciamo a dire, fuori, noi ci siamo opposti, io mi sono opposto, l'Italia non ha nessun bisogno di nessuna troika. Certo, i problemi sollecitati da questo filmato sono verissimi. Prendiamo il TAP, che è un gasdotto che io ho fatto in modo, insieme agli altri colleghi di governo, di far arrivare all'accordo di tutti i paesi collegati, dall'Azerbaigian alla Turchia, alla Grecia, all'Albania. Noi siamo estremamente dipendenti da due mondi, quello russo e quello del Nord Africa, pericolosissimi per ragioni diverse. Bisognava dare all'Italia questa libertà di fornitura da altre parti. Siamo riusciti, arriva questo tubo, che è un tubo di gas che non crea problemi a nessuno, c'è già un'autorizzazione già fatta a pochi chilometri, quindi la situazione è stessa, e stiamo perdendo tempo e rischiamo di perdere un'occasione strepitosa per il nostro paese senza ragione. E lì si aggiunge per la nostra burocrazia, attenzione, per la non chiarezza delle responsabilità. Perché la burocrazia, che viene chiamata certe volte a rispondere, fa cose stupide anche perché ci sono norme stupide e perché non viene chiarita la responsabilità di chi deve prendere le decisioni. Se non semplifichiamo il federalismo e diciamo che c'è il comune, una cosa sopra amministrativa, probabilmente non le regioni, e poi lo Stato, tanto per cominciare, e non diciamo che per ogni decisione c'è un responsabile con un tempo e se non risponde a quei tempi deve rispondere dei danni che crea agli interessati. Lei non è l'uomo dell'Europa di Juncker, l'uomo dell'austerity, non si presenta con questa faccia qui, pur avendo fatto parte. Allora, io credo che dobbiamo tenere i nostri conti sotto controllo, perché una famiglia piuttosto che un'impresa o un paese che ha 2200 miliardi di debito deve stare attento, però la priorità è la crescita. I soldi per fare sviluppo ci sono, dall'Europa dobbiamo pretendere un piano di investimenti colossale per rimettere in moto la crescita anche a livello europeo, ma si può fare senza mettere in discussione ma neanche i parametri europei e sicuramente non i conti pubblici italiani. Dottor Passera, lei lo voterebbe il Jobs Act e è d'accordo con l'abolizione dell'articolo 18? Allora, io votare una legge così generica mi viene male, perché è talmente generico quello che c'è scritto. Una legge delega. No, perché la legge delega, la Costituzione dice che deve essere ben chiaro i tempi, gli obiettivi, i costi.
Noi parliamo genericamente adesso di contratto a tutele crescenti, non sappiamo cos'è. Sull'articolo 18, secondo me, l'articolo 18 deve essere, per quanto riguarda il reintegro, solo per i licenziamenti discriminatori, ma accanirsi adesso su quello, con effetti quasi irrilevanti, quando il problema è rimettere in moto però l'economia. Però l'avevate cominciato voi col governo Monti, no? Ma io per quello che le dico bisogna farlo, perché quello che è stato fatto ai nostri tempi, e io lì mi sono dissociato, non è stato sufficiente. Quindi serve, l'importante è che non facciamo una riformetta o un pezzetto di riformetta alla volta, perché questo non mette in moto le cose, e su ogni cosa bisogna andare a fare il compromesso di basso. Lei vede Renzi poco deciso? Assolutamente, non c'è né il livello di cambiamento sufficiente, né il coraggio di affrontare complessivamente le cose, e devo dire neanche la competenza per dire, per cambiare un paese e il suo trend bisogna avere una politica economica ma molto più aggressiva. Oggi Renzi ha detto che per combattere l'evasione fiscale bisogna semplificare le regole, e sarebbe questa certo, la sua ricetta? Certo, come dire che l'acqua è bagnata, ecco. Dopodiché cominciassimo anche lì a fare qualche cosa di concreto, per esempio si potrebbe premiare certi comportamenti che vengono bene anche allo Stato. Se uno paga con la carta di credito deve ricevere indietro, secondo me, una parte dell'IVA. Se la tassa, come dicevo prima, sugli utili di impresa da 40 va a 20, cioè si dimezza, va sotto il 20%, diventa più ragionevole farla esercitare. Cioè, dimostriamola coi fatti. Io sono esasperato, come molti italiani, da queste continue affermazioni di principio a cui non seguono neanche delle proposte di legge, seguono così delle linee guida e poi delle leggi delega e poi non si sa dove finiscono. E naturalmente anche lei è per abbassare le tasse, no, per il Riccardo? Beh, ma dico anche dove dicono, trovare i soldi, dimezzare... Tutti però promettono di abbassarle, il governo Monti le aveva aumentate, che era una situazione di emergenza. No, fermo lì. Allora, il governo Monti ha messo a posto le pensioni, se no sarebbero diventati insostenibili, e grazie a questo abbiamo evitato sia che saltassero le pensioni sia il commissariamento. Per quanto riguarda la tassa sulla casa, in tutti i paesi del mondo avere una tassa ragionevole sugli immobili di un comune, che debbano andare però ai comuni, deve essere la tassa del comune. È ragionevole, Poi è stata peggiorata ulteriormente e continuamente fatta. Quindi, detto questo, le tasse da adesso in avanti, mentre questo governo continua ad aumentarle, è aumentato sul TFR, è aumentato sulle polizze vita, è aumentato sui depositi, è aumentato sui dividendi, è aumentato sui fondi pensione, quindi sul risparmio degli italiani. Adesso è ora di ridurle, però bisogna dall'altra parte fare spending review. E l'unica spending review che per adesso si è visto è licenziare Cottarelli. Che lei non si avrebbe fa così. Tenuto lo Cottarelli? Assolutamente, stava facendo un ottimo lavoro. Anche se nominato da un altro governo? Sì, ma poi non bisogna chiedere a un tecnico di pigliarsi le responsabilità. Alla fine sono decisioni politiche. Introdurre i costi standard nella sanità, dove peraltro la legge c'è già, è una decisione politica. Chiudere le partecipazioni pubbliche, come Cottarelli suggeriva, almeno in parte, è una decisione politica. Perché secondo lei Renzi non riesce perché a farlo e non lo fa? Perché sono voti, perché se uno ha l'idea del consenso immediato, del raccogliere voti, lascia agli altri le cose difficili. È sempre il problema che avrà anche lei. Appunto. Però io ti dico, io ti dico e ti scrivo e le scrivo che le partecipazioni pubbliche vanno vendute o chiuse tutte. Possiamo fare un'eccezione per le infrastrutture essenziali, la rete del gas, la rete ferroviaria, eccetera. Per il resto vanno vendute tutte, è corruzione della politica, oltre a non essere un buon sistema di gestione. Senta, io adesso, siccome abbiamo pochi minuti, vorrei parlare del nuovo libro di Riccardo Iacona, ma che interpellerà anche lei, la voglio sentire su una questione molto specifica, perché il nuovo libro di Riccardo Iacona si chiama Utilizzatori finali, sesso, potere e sentimenti, il lato nascosto degli italiani, edito da Chiare Lettere. Andare a prostitute è una forma di violenza, Riccardo? Certamente è l'esercizio di un potere che non puoi più esercitare nelle relazioni tue normali. Cioè è un mondo separato dove l'uomo torna a avere quel potere che gli è negato. È certamente un esercizio di violenza
anche se mediato dalla Mercedes, dal fatto che la persona che hai davanti è adulta. Ma cosa hai scoperto tu? Che è un fenomeno di massa, cioè un comportamento di massa, stiamo parlando di numeri molto alti. Di uomini italiani. Quando dici numeri molto alti? 9 milioni di prestazioni sessuali a pagamento all'anno, una platea di 2 milioni e mezzo di adulti calcolati tra l'altro solo sui clienti delle prostitute di strada, quindi sfugge dalla statistica tutto quello che succede via internet, e le storie di cronaca ci dicono che molto passa attraverso via internet. Ma è incredibile che così tanti uomini in un paese che sessualmente libero, mediamente, dove è possibile fare l'amore, no? E te lo dice il fatto che non sono clienti tipo, sono un sacco di persone sposate, eccetera, abbiano bisogno di questo secondo mondo. Io questa lo considero una seconda saga, diciamo, no? Seconda puntata rispetto al libro sulla violenza sulle donne, perché penso che in questo paesaggio così ostile alle donne italiane, poi scopriamo che ha bisogno di così tanto di corpi, no? Noi siamo il paese, ci siamo foderati il mondo di pezzi di corpi di donna dappertutto, e poi abbiamo questo settore in crescita dove lo possiamo comprare e sezionare sul bancone del macellaio, persino nel lessico con cui questi uomini si parlano e si riconoscono gli uni con gli altri, c'è l'uccisione del corpo per della esempio? Donna. Il sezionamento del corpo della donna a seconda della prestazione, la bocca, il lato A, il lato B, le mani, e chi più ne ha più ne metta. Ecco, bisogna entrarci veramente dentro per capire qual è la partita in gioco. Fatto bene parlare di violenza, perché poi sulle donne, e questo è un tema che in Italia è molto importante. Però anche qui c'è uno spazio enorme di politica mancante. Assolutamente. Volevo chiedere, dottor Passera, lei sarebbe d'accordo con la riapertura delle case chiuse? Secondo me è una professione, con tutti i limiti che lui diceva, che deve essere regolamentata, non fosse altro a tutela delle donne. Poi, naturalmente, quindi la risposta è sì? La risposta è sì. Fatta bene, nel modo giusto, dobbiamo uscire dal non volerne parlare. Cioè, qui c'è gente che soffre, c'è gente che è sfruttata, gente che rischia. Prenderci la responsabilità di affrontare un tema che c'è, per evitare almeno una parte della violenza che c'è dentro in questo mondo, è una cosa importante. Quindi anche pagare le tasse, no? Che, per esempio, se parliamo di professione, tutto quello che ne viene di conseguenza. Come succede nei paesi del nord Europa, rimane tutto il lavoro di prevenzione che va fatto per ridurre l'endemica violenza di cui le donne italiane sono oggetto. Siamo al 27 novembre, ogni anno dobbiamo tristemente ricordare questo fatto il 25. Le politiche che vengono fatte di prevenzione sono fatte con 4 soldi. Il piano antiviolenza nazionale non è presidiato da risorse. Quindi su questo lei si sentirebbe di impegnarsi? Assolutamente, c'è una parte molto importante sulle famiglie, che poi vuol dire sulle donne, che sono quelle che si pigliano addosso tutta la fatica e tutte spesso le conseguenze, perché una donna che non riesce a lavorare perché non può mandare, ci metterebbe un po' di soldi per i centri antiviolenza, per l'istruzione, per la prevenzione. Guardi, Giulia Bongiorno è con noi ed è un'esperta di questo campo e stiamo preparando parecchie proposte, ma sulla famiglia, sulle scuole a tempo pieno che permettano alle donne di lavorare, sul bonus badanti per permettere alle donne di poter uscire di casa e quindi non essere poi soggette anche economicamente a violenza che può portarle anche a cose terribili. Ecco, è una priorità. La politica di queste cose non parla mai. Bene, lei ne ha parlato questa sera, grazie. Grazie dottor Passera e in bocca al lupo allora per la sua nuova avventura politica. Ci rivedremo presto. Grazie Riccardo Iacona, Utilizzatori Finali, il tuo nuovo libro, edito da Chiare Lettere. Grazie spettatrici e spettatori, Linea Anno 1, condotto da Giulia Innocenzi. Noi ci vediamo come sempre domani 8:30. Arrivederci.